Martedì 18 settembre 2012, sono circa le 3 del pomeriggio, un quarto d'ora di bosco e lì finalmente un primo ritrovamento piccolo. Poi guardando sotto, lì ce n'è un altro che sembra anche lui un porcinetto. Vediamo un po'. Porcino nano, ma pur sempre porcino. Vediamo un po' quell'altro, eccolo qua. Eccolo, bene, pulizia. Mezz'ora di bosco senza trovare nulla e poi adesso finalmente un'altra visione, andiamo a vederlo da vicino. Bello sano. Bello. Pulizia. 2 metri più distante, eccone là un altro. Anche questo è già una bella taglia, è pur sempre bello, bello sano, bene, pulizia. Là sotto, ai piedi di quella faggetto, sembrerebbe proprio una cappella, andiamo a vedere da sotto. Eccoci qua sotto. È proprio lui, anche bello, anche bello, gambotto, bello sodo, eccolo qua, bello, pulizia. Altro avvistamento, siamo sempre in una riva, in una sponda larga, facciamo un pezzo di 20 metri, e a seguire là ce n'è un altro spaccato dal vento, spaccato dal vento, però mangiato dalle lumache con galleria, però sanissimo, quindi pulizia. E vicino il fratellino, anche lui della stessa varietà, rosicchiato, mangiato dal vento, è più piccolo, anzi questo è tutto, ha il gambo tutto scavato, questo ha il gambo tutto scavato, questa è la parte rimasta. E lì c'è il gambo, eccolo qua, pulizia. Più in là, quella cappellina lì, in mezzo alle rocce, piccolo. Piccolo ma sincero, spettacolo, veramente spettacolo, 2 belli, andiamo a prenderli, a riprenderli da vicino, il solito spacco da vento, lì c'è l'altro, bisogna proprio passare piano piano. Uno con il piccolino e la lumaca che aggredisce, e l'altro. Croc! Bello!
sanissimo. Belli. Pulizia. Là, altro spettacolino. Siamo sempre nel solito pezzo, sempre 30-40 metri di zona. Quei due là fratellini vicini, bellissimi da qua. Andiamo a vederli da vicino. Spettacolo. 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 Perfetti. Perfetti. Pulizia. Questi sono i due che ho appena raccolto. Ho appoggiato le mani nelle foglie e ho trovato questo. E adesso, sempre qui vicino, da lì a qui, lì sotto, un altro. Bisogna vedere bene qua, eh? Guarda, spettacolino anche lui, eh? Guarda, belli, pulizia. 10 minuti di bosco senza trovare nulla e poi finalmente uno qui e uno là. Andiamo a vederli da vicino. Questo. Bello. E questo a mo' di elicottero. Scivolo. Eccolo qua. Bene, pulizia. Un altro piccolo lì. Ah, l'hai già visto te? Eh sì. Altro stavo andando via. Tiralo su tu, Mario, eh. Un bel gnocchetto. Bene. Eccoli lì. 1 metro quadrato. Insieme. Pulizia. Un altro lì, dopo 10 minuti senza niente, però va sempre bene. Il gambetto lungo, ma sanissimo. Eccolo qua. Bene. Pulizia. Un'infilata. Uno, due e tre su coppa. Andiamo a prenderli. Uno. Quarto d'ora, 20 minuti senza trovare niente e adesso uno nuovo là, anche lui spaccato dal vento, però in ordine. Pulizia. Ancora uno, gambo mangiato, cappella quasi consumata, però il fungo è sanissimo. Puliamo quello che rimane. Altri due lì
vicini vicini, e il Mario va a raccoglierli adesso. Vieni Mario a raccoglierli. Ho paura a raccoglierli. Grambo lungo, belli freschi. Ma che belli. Ma che roba. No, non ci credo. Belli. Non ci credo. Pulizia. Sentiero. E lì. Ancora uno piccolo. Spaccato dal vento. Andiamo a raccoglierlo. Spaccato dal vento, pulizia. Stiamo scendendo, ormai si sta facendo buio, sono le 6:15 e comunque si dà sempre un'occhiata e infatti qualcosa si trova. Uno lì e l'altro là in mezzo alle foglie. Andiamo a raccoglierli. Ah, qui sotto ce n'è un altro, eccoli qua, che bella notizia, splendidi, bene, allora uno è questo e l'altro è questo, lì, e su là il terzo, raccogliamo questo. Uno, due, e andiamo a prendere il terzo. Uno, due, e uno, tre. Bene, stavolta oggi un po' di trittici li abbiamo trovati. Pulizia, sempre scendendo, altri due, anche loro comunque spaccati, piccoli ma porcini, belli sani, uno e uno due. Pulizia. Questo penso che sia proprio l'ultimo della giornata, sono le 6:10, siamo arrivati al sentiero principale, così ci avviamo alla macchina, sempre spaccato, eccolo qua, con lumaca, no, con scarafaggio, dai, bello, questi qui fanno gli le caverne, pulizia, tutto spaccato.